Zombie Apocalypse. Ciao raga, come state? Spero bene. Nuovo video pulizie, perché devo pulire ma non so ancora cosa andrò a... Cioè, sì, so altre cose andrò a pulire, però praticamente devo cercare di fare il mio letto, sbattere i tappeti e anche... non so, devo... vabbè, a parte fare il letto e sbattere i tappeti, spolverare... vabbè, a parte quello, spazzare la mia camera e spazzare la camera, perché è ovvio che c'è da spazzare la mia camera, la camera per dire, e poi sì, lavarla e poi sono a posto e poi mi faccio una bella skincare, doccina, capelli, tutto quanto, ok? Niente, questo preparatevi perché sarà un bel video lunghetto, non so quanto sarà lungo, ma spero non sia troppo lungo perché aiuto, vabbè, niente. Anche se mi riguardate, se non mi riguardate non importa, però io lo voglio fare lungo perché mi va a me, niente. Allora, dunque, non stoppo nulla, quindi trovo un punto dove mettervi. Che non so neanche dove, vabbè, di qua, e facciamo tutto ciò che devo fare, ok? Tanto li poggio qua, e intanto faccio il mio bel letto, va bene? So che è brutto un video fatto così alla cavolo, ma sinceramente mi scoccia editare i video e fare cose. Questa parte è troppo lunga la coperta, cioè la allargo un po'. Cavolo di cane che l'ho combinata. No, vabbè, non è possibile. Ok, tanto per dire che okay. Ora venite con me che devo sbattere i tappeti. Non sarà facile, però mi porto con me. Vediamo un po' qua, perché non mi va di, come si dice,
non mi va di lasciare lo spazio libero, ecco qua, mentre sto montando i video. Qua. Ok, qua chiudo. Che poca luce che c'è, mamma mia. In tutto ciò. Vabbè. Allora, quest'altro. Allora, queste qui, le mie scarpe. Vedete le mie scarpe? Le metto di qui. Che non ci stanno neanche. Ok. Questo è lo stesso di qui. E poi ovviamente questi. Siete, sì, so che ci siete. È un po' brutto vedere questo video, ma non posso fare altrimenti, ragazzi. Non posso fare altrimenti. Sono già 8 minuti di video. Pazienza. Non posso fare nulla.
faccio di qui. E andiamo a pulire la mia camera. La camera, anzi, tanto è scontato che è la mia camera. Allora, vi poggio da una parte perché non so dove cacchio appoggiarvi. O di qui? No, neanche, perché qua fa decadere se in un secondo. Boh. Di qui? Sì, dai. Di qui, tanto non so quanto è altro metto. Allora. Allora, per incominciare questi qua, vabbè, li lascio al momento qua, parlo di questa roba che c'è qui ammucchiata, sono i miei vestiti, che tanto per un po' andrò a lavare. Cosa ho toccato? Ah, niente, ok. No, questi devo mettere di qua, aspettate un secondo. Ok, ho dovuto ritoccare il bottone del computer. Allora, senza tanti preamboli, puliamo la mia stanza, ovvero la spaziamo perché poi si fa troppo tardi. Ho appena aperto la finestra, cioè le persiane, chiuso il vetro. Adesso mi dirigo. Ho anche arrotolato un po' le tende, non so cosa si possa vedere, ma eccovi qua. Le tende sono belle attorcigliate a se stesse, ad essi, quindi niente. Mettiamoci alla mano, a pulire, alla mano, in prova a pulire, vediamo cosa mi esce di bello, non lo so. Sto video, ho detto, improvvisato, vabbè. Niente. Allora, prima spazzo e poi spolvero e lavo, infine. Perché se no così non ce la faccio, veramente. Non ce la posso fare. Ecco, forte di me, prima spolvero e poi lavo.
Tante volte faccio l'incontrario, ma oggi faccio un'eccezione. Meglio fino a spazio, poi spolverò e infine lavo. Lo so che è sbagliato, ma io non faccio qua come mi pare, in casa propria. Ok, tanto che non è perché qua c'è l'indizio. Se avessi avuto un aspirapolvere, invece purtroppo ahimè non ce l'ho, mi tocca fare tutto manualmente, va bene. Prima o poi non vi preoccupate che me la piglierò un aspirapolvere, non subito, non a martello battente, a tamburo battente, scusate, però è così. Purtroppo non si può fare tutto di corsa, però ci provo almeno. Ce la faccio? Non lo so. Allora. Questo qua. Venite con me. Perché vi ho appena detto che non voglio lasciare spazi vuoti nel video mentre sto buttando l'immondizia. Ok. Allora, adesso spolvero, perché è giusto che io devo spolverare. Sì, lo so, vedete casino, non ci fate caso. Questa è vita reale, ragazze. Me lo fanno gli altri, la faccio anche io, vita reale. È un po' traballante il video, pazienza, vedete? Adesso è tutto a posto, più o meno. Anche se lì c'è un bel po' di da fare. Si fa, si fa. Aspettate un attimo, questo... La metto di là perché mi ero dimenticata di metterla di là, ovvero di qua. Ok, alcuni pezzi li leverò, penso, non lo so, vediamo come sarà il montaggio al video, se monto il video. A momenti, anzi prima devo spolverare. Brutto male nel naso, vabbè. Dove cavolo vi metto non lo so. Anzi, mi metto qua, sto facendo il capogiro, già lo so. Allora, qua mi serve. Cosa mi serve qua? Ma sì, dai. Spolverare, chi se ne frega. No, non voglio spolverare. Ah, però lì ci sono le manate, le impronte. Che bello, guarda, le impronte sulle specchi, guardate, si nota, vero? Ma non ho voglia, ragazzi, no. Quindi cosa vuoi fare, cosa hai intenzione di fare? Allora, se mi conoscete bene, sapete che se non spolvero, lavo per terra, quindi lavo per terra, esatto.
Ho deciso di fare così, sì, perché non voglio fare altro, ragazze. Se spolvero non lavo, se lavo non spolvero, sono due le cose. Già mi avete capito ormai, sono troppo pigra. Vabbè. Allora, andiamo qua. Allora, intanto vi lascio qua. E poi un attimo solo, che prendo il secchio di lavare a terra. Non avete idea di come sono fatta gli occhiali, però vabbè. Niente. Allora, un attimo solo. Aspettate. Sono tutta imbrattata. Non avete idea di come gli occhiali. Ciao. Allora, adesso prendere dal bagno la verichina e poi lavo. Io lo sapevo che mi uscivo tutta una schifezza questo video, ma pazienza. Allora, intanto qua vi metto in una posizione. Possiate capire come lavo i vetri, perché sennò qua non ne facciamo una zucca. No, però così non va bene. Ok, così no, così no, così sì, vero? No, così non va bene lo stesso, non ci siamo proprio. Non ci siamo manco appena, vabbè. Mi metto qui e ciccio lì. Ci riuscirò a non farvi cadere, no? Vi giuro, non so neanche io come mettervi. Santa pazienza. Allora, facciamo una cosa. Vi metto di qui. E da qui non vi muovete. Allora, per quanto riguarda gli specchi non lo so come fare, non ne ho la pallida idea, ragazzi miei, non ne ho idea. Devo svegliarmi. Santa pace.
questo cosa cavolo. Si sarebbe da spolverare dopo, dai. Allora. Questo intanto lo metto dall'altra parte. Vi poggio di qua. Al momento. Faccio spazio e vi metto di qua. E ragazzi, no come faccio qui? Quasi finito di qui. Guardavo solamente e solamente per levarvi se ce la faccio. Ok, ce la faccio a mettervi qui. Forse sì, ok. Senza questo coso deve cadere. Così. Che luce di... Vabbè, non dico altro. Che luce pessima che c'è qua. Vabbè. C'è la luce veramente lucente. Comunque state tranquille ragazze, alla fine cerco di spolverare, anche se non ho voglia, provo. Però secondo me se arriva mio nonno lo faccio tutto off camera e vi saluto. Qua intanto prendo e butto la sacca sporca perché non mi sembra il caso di prenderla ancora un po'. Così non si attraversa la mia onda. Ho tanto questa mia. Per esempio qua questo lo porto di là. Venite con me. Questo lo porto. Direttamente. Ah no, aspettate. Lo lascio in bagno, va già che ci sono. Poi se serve per lavare ancora di là, lo lascio di qua. Al momento lo lascio di qua.
Scusate che mi porto in bagno, ma non so altro. Vabbè, non è che non so. Preferisco portarvi ovunque come quando faccio video. Sarà un po' lunghetto sto video, sono sicura. Ma molto, molto lungo. Allora, devo spolverare, diciamolo bene. Come si dice? I vetri, perché l'avete visto anche voi, ne siete, ne siete, scusate le mani. Ne siete, come si può dire, testimoni anche voi. Aspettate che qua chiudo, perché mi dà fastidio questa luce di qua. Chiudo qua. Ok. Ne siete consapevoli anche voi che devo pulire i vetri, la scrivania, la postazione, come lo so, non ho voglia ma lo devo fare, quindi niente, vi devo salutare qua perché se poi mi devo fare la skin care utilizzerò tanto gli stessi prodotti, il Vidal che adoro tanto, il Vidal è una profumazione fantastica, anche non solo il Mantovani è proprio molto buono anche il Mantovani, però anche il Vidal non scherzo, il Vidal secca un po' la pelle, certe fragranze, certe profumazioni del Vidal, però anche il Mantovani è da quando mia nonna ha avuto i suoi bimbi piccoli, aiuto, la sua aiutante, vabbè, quella che l'ha aiutata i bambini, insomma, l'ostrettica, l'ha detto che Mantovani era buona, sì, il pediatra più che altro gli era consigliati. Non sto qui a dilungarmi, però è così. E niente, quindi alla fine cosa ho fatto? Ho lavato per terra, ho spazzato e adesso cosa c'è da fare come ultima cosa, come ultimums? c'è da spolverare, sì ragazzi, è così. Ops, aspettate un attimo, mi voglio mettere dritti, ma non so se ci riesco. Ok, così sì, va bene. Eravate un po' stortini, vabbè, tutta, non lo so, questa inquadratura è un po' tutta storta, non capisco il perché, però vabbè, niente. Se sentite la televisione spenta, ma proprio spenta effettivamente, è perché oggi sono riuscita finalmente a tenere spenta. Oddio, che capelli rizzati che ho, proprio ritti, allucinanti, proprio sparati a 3000 dietro di me. Vabbè, sto pulendo, sono in casa, cosa volete che faccia? Nulla di che. Tanto poi quando sono da risistemare, li ripristino lavandomi, facendomi la doccia, come ovvio che sia, come logico che sia. Questi, boh, questo ciuffo fa veramente sembra una roba di topo. Vabbè, non voglio farvi ridere, ma qui siamo anche per ridere, scherzare, tutto quanto. Non c'è solo da non ci sono momenti brutti, momenti belli, ma si ride e si scherza. Qualche volta forse si piangerà anche in questo canale, ma è così, ragazze. Vi voglio portare anche un momentino tra poco, perché i momentino ci sono per tutti. Potete, alcuni diranno, ma tu porti il momentino ma ridi anche. Io rido per destraumatizzare, perché se piangiamo e basta, raga, già la vita è una non voglio dire cosa, una M. Se ci mettiamo pure a raccontare cose noiose, diventa ancora di più, anche su YouTube diventa una e non voglio questo, ragazzi, per voi. Voglio serenità, pace e anche un po' di pizzico di allegria che non fa male a nessuno, un pizzico di pimpantezza, come suol dire. Già, non lo faccio apposta, non mi spingo oltre a essere troppo sì, ragazzi, avete capito bene, troppo antipatica, perché non serve a nessuno, ma mi piace anche divertirmi a parlare con voi del tutto e di più. Insomma, oggi cosa ho fatto? Mi sono alzata, ho fatto colazione, vabbè, ho fatto la mia mini skin care, di tutto e di più, non sto a entrare nei dettagli perché non può interessare a nessuno. L'ho fatto la faccia, poi me la devo lavare anche in doccia, lavare le skin care, tipo hair care, hair style, cioè corpo e capelli, non mi depilo tanto, in primavera andrò dall'estetista. Vabbè, i capelli li devo dare una domata perché sono di nuovo, per carità di Dio, osceni, come li vedete voi, penso che siano osceni, già lo so. E niente, quindi, che dire, sì, usare la maschera, farò un impacco stamattina, come faccio sempre dopo avermi lavato la casa, la nostra casa, perché ci vivo con mia nonna, ovviamente. Chi non lo sa,
Che nuovo del canale, io vivo con mia nonna da anni e anni, perché purtroppo, voglio o non voglio, mia madre non c'è più, ma mio padre è in America, non dico dove, perché tanto non può interessare nulla a nessuno, però io vivo molto bene con mia nonna, anche se ogni tanto vabbè, sono monella con lei, perché è vero, sono monella, non ci posso fare niente, però cerco di anche di migliorare, migliorarmi perché migliorare non fa male a nessuno, anzi cerco di comportarmi bene perché comportarsi bene non fa mai male a nessuno, anche se non è facile per me, perché non sto a dire come e perché mi comporto male, ma raga, vi ho accennato, se andate nei video indietro vi ho accennato perché ho delle patologie che mi fanno comportare come non mai. Quindi quando vado in crisi di un numero di giugno mi comporto pessimamente. Cioè, ci sono dei giorni che non mi si può neanche avvicinare. Voi direte, esagerata, non dire così, dai, che sei brava. Sì, sono anche brava, a volte sono anche una piccola peste. Diciamoci la verità, lo ammetto anche io a me stessa che sono una peste. Io lo dico tanto perché voglio coprirmi dietro un dito, ma non è così. Diciamoci la verità, sono cattiva, lo so, ma non lo dico perché è la verità. Siamo tutti un po' degli umani. Cioè, ci sono i buoni e ci sono i cattivi, come tutto il resto degli esseri umani. Però se ci comportiamo bene, ci guadagniamo anche tanto. E niente, ragazze e ragazzi miei. Io dovrò mettermi in natura, ma di che cosa? Però perché io non ho neanche io in mente di che miniatura mettere. Metterò la miniatura di come la casa oggi? Non lo so, non credo. Vabbè. Ci provo. Allora, vediamo un po'. Già. No, così no, ok. Già, ci voglio provare, ok? Ok. Non so cosa avrò fatto, ragazzi, non lo so. Vediamo come sia la miniatura. Perché volevo fare la miniatura pure dove si vedevano stralci di. Dopo io pulisco la casa, ma vabbè, dettagli, niente. Spolverare non credo che spolvererò, anzi, spolverare ho detto che spolverò off camera, quindi non lo so, vediamo. Ieri infatti ieri mi ho guardato un po' di TV, ma poca poca, perché sto sempre guardando i vostri video. Volete, no, anzi, voglio, anzi, più voglio, più mi mangio i vostri video, nel senso che me li godo in piena libertà, perché mi piace guardare i vostri video. Mangiare è brutto dirlo, godermi, consumare i vostri video, sarebbe a dire guardare i vostri video, vabbè, che termine che uso, ma perché mi complico la vita? Sì, guardo i vostri video perché adoro guardare i vostri video, mi diverte e mi rilassano più che altro i vostri video. Mi rilasso a guardare video di Elisa Valsecchi, anche se mi dimentico a volte di commentare, ma vabbè, quando vado di fretta, quando mai andare di fretta, ma è la verità. Oppure mi dimentico di commentare altri video delle altre ragazze, tipo Michela Di Maio, non so perché, ma tante volte commento, ma poco e nulla. A volte, anzi, oggi è un periodo che a volte non manco guardo lei da Michela Di Maio, non capisco il perché, boh, e niente. E poi da chi ha trovato? Da nessuno, a parte LPB, che me l'ho pure sognata, LPB Loredana, Makeup Be Love, come si chiama? Da Loredana comunque. Vado anche da Mariangela Lost Makeup, no vabbè, Lost Makeup si chiama, sì, Mariangela comunque, e tante altre. Tutte voi, insomma, vengo, tutte voi, non faccio altri nomi perché casomai se me ne ricordo stasera o domani faccio altri video nominando, citando altri di voi. Se vi va, un video, anzi, vi dedico un video tutto per voi, se riesco, non è detto, ci voglio provare. Ma questa coda di topo dove esce fuori? Boh, e niente, quindi, bene ragazze, buona vita a tutte. Siccome che il video si è fatto troppo lungo, non so quanto me lo guarderete, quindi qualcosa dovrò pure o la taglio o lo lascio così. Io direi di lasciarlo così, però nel frattempo ci mette anche un po' di musica, non lo so, forse lo lascio così, tanto non ci sono né interruzioni né niente di niente, a parte i cani che abbaiano, quindi poi lo lascio così. Ciao.
Ciao ragazze, un bel like di supporto, un commento, scusate se guardo lì, ma se arriva gente mi interrompe il video, quindi no. Iscrivetevi, attivate la campanella, tutte le campanelle, vi raccomando. Commentate, fatemi sapere se vi ho fatto compagnia o se vi ho divertito e basta. Ciao, buona vita a tutte e buona motivazione di pulizia a tutte. Ciao, bacio. Zombie apocalypse.